spettatrice, devo chiedere la pensione, ma sono stati persi alcuni documenti, rischia di saltare un anno del mio lavoro. Parte in via sperimentale il servizio navetta Piazza Le Roma Ospedale all'Angelo, sarà attivo nei weekend e festivi infrasettimanali. Caos istituzionale dopo la sentenza dell'Alta Corte che ha dichiarato illegittimo il Porcellum, Zaia chiede l'immediato ritorno alle urne. Il Movimento 5 Stelle Veneziano attacca la mobilità, il bike sharing è stato un fallimento su tutti i fronti, uno spreco di denaro. La Reyer giocherà contro Cremona, non ci sarà Rosselli, fermo dopo l'infortunio, ma coach Markowski è ottimista. Una buona serata a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura la denuncia di una telespettatrice che per chiedere la pensione deve affrontare un iter burocratico decisamente complicato, ma soprattutto scopre che sono stati persi dei documenti di un anno di lavoro. Volevo segnalare che c'è qualcosa che non funziona sui nuovi sistemi tanto decantati del telematico. Allora una persona in pratica che non si può muovere da casa non può rintracciare gli uffici pubblici per telefono perché i call center non sono in grado di risponderti, i CAF non ti rispondono se non a orari prestabiliti e una persona è costretta a muoversi di persona e dover andare alla ricerca di quando poter essere ricevuti. Questo è solo il primo dei tanti intoppi con cui la signora Gianni si sta scontrando nelle ultime settimane. Deve richiedere la pensione anticipata, ma sembra un'operazione troppo difficile, soprattutto per lei che deve accudire la mamma disabile e può uscire poco di casa. Sembra inoltre che siano stati persi dei documenti sul lavoro svolto in determinati periodi. Mi sono ritrovata che richiedendo degli estratti contributivi, anno per anno si sono persi dei mesi che io avevo già ricongiunto e riscattato già nel 1981. Mesi in cui lei ha lavorato. Certamente, e ho un libretto di lavoro che non viene tenuto in considerazione, perché automaticamente vogliono delle dichiarazioni da parte del datore di lavoro dove io ho già fatto questa domanda ancora nel 1981. Solo che quella documentazione ora non c'è più. L'originale, il vero datore di lavoro che mi erogava i contributi, no, perché devono tenere in pratica le buste paghe per 10 anni, diciamo. Mentre però il mio datore di lavoro, alla quale ho presentato la documentazione, il datore successivo ovviamente, in pratica dove ho fatto la domanda di ricongiunzione e di riscatto, si è perso nel tempo. Nello specifico si tratta di due periodi che sommati fanno un anno di lavoro. Io non riesco a capire perché non ci sia una cosa lineare. Io sono stata assunta dalle Poste l'1/10/1980 e di conseguenza dovrei avere tutto un dritto che mi risulti di aver lavorato fino adesso 33 anni e qualcosa. Invece se io prendo in mano il mio estratto contributivo me lo ritrovo che è tutto spezzato a mesi. Ti ritrovi che devi lottare con della documentazione che è persa 40 anni prima, perché in fin fine se ho cominciato a lavorare nel 73, siamo nel 2013, Dio solo sa dove è andata a finire la documentazione di 40 anni fa e dove la posso reperire. La richiesta della signora Gianni è semplice e scontata. Chiederei che perlomeno si facesse un'autocertificazione da parte della persona e poi si andrebbe a accertare da parte dell'amministrazione che fine hanno fatto questa documentazione che io so di aver presentato regolarmente. E prende avvio nel fine settimana la navetta da Piazzale Roma all'ospedale all'Angelo e viceversa. Tutti i dettagli. Si offre un servizio in più perché l'ospedale sia sempre di più rispettoso del senso di umanità che bisogna avere verso le persone, i pazienti e i loro parenti. Quindi sono piccoli segni, ma non finirà qui, ci saranno altre novità importanti per facilitare anche con mobilità l'accesso all'ospedale sia di Venezia che di Mestre e per rendere condizioni più civili di movimentazione delle persone, e non esclusa anche la possibilità di prevedere piani particolari a Venezia per le nebbie, per le acque alte, che molto spesso interrompono proprio totalmente i collegamenti. Un servizio in più che arriva dopo numerose richieste da parte dei cittadini. Da domenica 8 dicembre partirà dunque la navetta da Piazzale Roma all'ospedale all'Angelo e viceversa, senza fermate lungo il percorso. Sarà attivo il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali.
Ritengo sia importante che il cittadino di Venezia possa avere questo servizio che va ad integrare servizi già esistenti come la metropolitana di superficie o gli autobus che sono già presenti durante la settimana. È un'ulteriore risposta che l'azienda veneziana vuole dare di attenzione verso la persona, in particolare la persona che soffre e la sua famiglia. Il servizio parte in via sperimentale, durerà circa un mese, se le richieste ci saranno diventerà definitivo. Noi vogliamo che questo sia solo un inizio di un'attività da svolgere insieme. Si parlava prima in conferenza stampa dei defibrillatori che vorremmo mettere in tutti i mezzi, di una collaborazione riguardante anche di punti di pronto soccorso, delle formazioni da fare in maniera comune, quindi oggi è l'inizio veramente di una collaborazione importante fra la CTV e l'azienda US 12 veneziana. E la politica, caos istituzionale dopo la sentenza dell'Alta Corte che ha dichiarato l'illegittimità del Porcellum. Il presidente Zaia chiede l'immediato ritorno alle urne. Un Parlamento illegittimo? Sarebbe questo il risultato della sentenza della Consulta sull'incostituzionalità della legge elettorale secondo il capogruppo di Forza Italia alla Camera, il veneziano Renato Brunetta. Ci sono 48 parlamentari della sinistra abusivi, sostiene l'ex candidato sindaco, sono quelli entrati con il premio di maggioranza. Avvieremo, annuncia, una battaglia parlamentare per giungere a una redistribuzione dei voti tra quegli eletti che proprio in virtù di questo premio sono rimasti fuori. Mentre per il governatore Luca Zaia la soluzione è assai più semplice e diretta, subito alle urne. Direi che ci sono i presupposti, fra l'altro, di valutare questa situazione che è a dir poco imbarazzante. Dopo 8 anni arriva la sentenza della Consulta, ma soprattutto diciamo che da quel che ho capito la Consulta ha annunciato la sentenza in modo tale che il Parlamento possa adeguarsi prima che arrivi la sentenza, il che vorrebbe dire che un Parlamento delegittimato dovrebbe fare una legge per legittimarsi. Solo in Italia possono succedere ste robe. Penso che se andassero a casa tutti, se andasse a votare, sarebbe la soluzione migliore. Ad appoggiare la tesi dei 148 parlamentari abusivi, anche il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, i deputati di centrosinistra eletti col premio di maggioranza, tuona, devono andare a casa, la loro elezione non è stata convalidata e a questo punto non può più esserlo. E mancano poco più di 24 ore all'apertura dei seggi per le primarie del PD. Ecco dunque nel prossimo servizio tutte le informazioni utili per votare in provincia di Venezia. Domenica 8 settembre dalle 8 alle 20 saranno a disposizione 116 seggi in tutta la provincia per votare il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. C'è almeno un seggio in ogni comune, nel solo comune di Venezia ve ne sono 36, l'attività coinvolgerà circa 600 volontari. Al voto possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei diritti elettorali, oltre ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni che si siano preregistrati entro mezzogiorno del 6 dicembre. Hanno diritto di voto anche gli extracomunitari con permesso di soggiorno. Il loro seggio di riferimento è quello di via Sernaglia, a Mestre, mentre gli elettori fuori sede già preregistrati potranno votare al seggio di San Polo. Per ogni partecipante è previsto il versamento di un contributo di 2 euro. Invitiamo a venire anche chi non ha votato PD alle scorse elezioni e non è sicuro di votarlo alle prossime, puntualizza il segretario provinciale del partito Marco Stradiotto, purché si riconosca in qualche modo nella nostra proposta politica. Noi abbiamo la speranza che siano tanti che vogliono partecipare, proprio che non c'è il fatto che gli elettori siano nostri o di altri, gli elettori sono liberi di fare le loro scelte e quindi in base a questo poi valuteranno chi votare alle prossime politiche sulla base anche del lavoro che farà il nuovo segretario del PD. Primarie aperte a tutti dunque, o quasi. Sicuramente chi facendo parte di qualche movimento politico che sia noto ovviamente e che sia avverso al Partito Democratico faremo in modo che non possa votare, insomma. Incidente mortale nel pomeriggio poco dopo le 16 a Piombino Dese. Un anziano di 79 anni residente a Scorzè è uscito di strada con la sua auto e ha perso la vita nello schianto. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 perché l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco e Cittadella e gli agenti della Polstrada di Padova per i rilievi. Andiamo a Mestre per parlare di bike sharing. I grillini attaccano, è un'esperienza disastrosa e uno spreco di denaro. Il bike sharing è arrivato, e per questo abbiamo fatto un'interrogazione, a uno stato disastroso, per cui non si può proprio più chiamare un servizio per i cittadini. I più focosi degli abbonati hanno già fatto a pezzi la loro tessera, i più calmi si sono armati di pazienza e hanno contato le sgargianti colonnine che invitano simpaticamente gli utenti, prendi la tua bici. In tutta la terraferma ce ne sono 166, le bici non arrivano a 20, e trovarle dove servono è più difficile che imbroccare un terno al lotto. Si pensi che da 2012 a maggio 2013
sono sparite tra rubate e danneggiate una cinquantina circa di bici per un danno, detto dallo stesso assessore, di 30.000 euro. Errare è umano, recita l'antichissimo proverbio, ma perseverare è diabolico. Cosa ha fatto l'amministrazione? Ha ben pensato non di preservare le bici esistenti e di salvaguardare da nuovi furti con dei sistemi di videosorveglianza e dell'introduzione di rilevatori GPS. Ha ben pensato invece di introdurre altre biciclette nuove per la gioia ovviamente dei ladri che non se lo sono fatte dire due volte. Secondo i grillini che hanno presentato un'interrogazione in consiglio comunale, le bici rubate negli ultimi 5 mesi, quando il problema era già ampiamente noto all'amministrazione, sarebbero addirittura una settantina, con ulteriori spese a carico dei contribuenti. Assolutamente uno spreco, dovuto ovviamente a un'ennesima mala gestione di questo assessorato che, continuiamo a dirlo, deve trovare una soluzione nelle dimissioni appunto dell'assessore Ugo Bergamo. E siamo allo sport, il basket, la Reyer è pronta ad affrontare la sfida di domani sera contro Cremona senza Guido Rosselli. Dopo Sassari, ora la Reyer dovrà affrontare Cremona, una squadra dotata di uno spiccato talento offensivo al quale gli Oro Granata dovranno saper tenere testa. Certamente di diminuire il loro rendimento offensivo, giocando migliore difesa e cercando di avere le partenze in contropiede che metterebbero i nostri giocatori nel più facile delle soluzioni dei tiri. Non ci sarà il capitano Guido Rosselli, operato nei giorni scorsi dopo l'infortunio di domenica, ma coach Markowski ha già deciso che cosa fare. 24 minuti di media di Rosselli ci mancheranno e dovremo recuperarli innanzitutto con i giocatori che fino adesso hanno giocato meno di Rosselli, per non disperdere le energie di quelli che hanno giocato più di Rosselli. Poi se c'è bisogno, durante la partita si vede quale quintetto merita di portarci sempre in più alla partita e magari vincerla. Quello che è certo per il coach è che la squadra sta lavorando bene. Sono contento perché penso che lavorano bene, cioè io non posso negarlo quello, lo devo pure ai giocatori che danno meglio di loro stessi. E per loro mi fa piacere che cercano di dare tutto e sono convinto che soltanto così bisogna andare avanti. La partita si giocherà sabato alle 20:30 sul parquet cremonese. Anche nelle piazze del Veneziano sabato e domenica ci saranno le stelle di Natale dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Il ricavato naturalmente andrà devoluto interamente all'associazione. Oggi alcuni volontari erano anche all'ospedale all'Angelo e con l'occasione hanno voluto sottolineare l'importanza della loro figura per l'associazione. C'è sempre bisogno infatti di volontari che diano una mano anche per qualche ora, basta poter essere d'aiuto a chi ne ha bisogno. Come sarà il tempo nel fine settimana? Ce lo dicono le previsioni del generale Iannicelli. Ancora un'alta pressione, tende a proteggere un po' tutte le nostre zone, però dal nord Europa richiama aria fredda, ecco, che abbassa le temperature e può provocare e provocherà un po' di annuvolamenti. Più in dettaglio prevediamo su Venezia e su tutto il veneziano per domani, sabato, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, ecco, la mattina presto nell'entroterra potremmo avere dei banchi di nebbia, quindi un calo anche forte della visibilità, ma sarà temporaneo. Per domenica inizialmente ancora cielo poco nuvoloso, sereno, poi un aumento della copertura del cielo, però senza effetti. Le temperature, diciamo, si abbassano, le minime intorno a 1 grado per sabato, massimi 5-6 gradi, per domenica un ulteriore calo, quindi andremo sotto zero soprattutto nell'entroterra, e massime 4-5 gradi. I venti sono dai quadranti orientali, per finire l'alta triadica è previsto da poco mosso a localmente mosso. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di sabato 7 dicembre, il livello più alto sarà l'1,50, un massimo di 65 centimetri.
E vi ricordo questa sera l'appuntamento con Focus a partire dalle 21.05, Apartheid Veneto, lunedì blocco totale, questo è il titolo della puntata, il titolo provocatorio. Ospiti del direttore Luigi Bacialli, Andrea Zanoni, Settimo Gottardo, Diego Volpe Pasini, Antonella Tocchetto, Paolino Barbiero, Carlo Sandrin, Giancarlo Borsoi. E come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms, non perdete dunque l'appuntamento con Focus alle 21.05. E vi ricordo di continuare a segnalarci i vostri presepi, lo potete fare inviandoci un'email a venezia@reteveneta.it o telefonandoci allo 041 9200 15 per i vostri presepi e alberi di Natale. E prima di salutarci vi lascio al presepe di oggi e buona serata.